Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione! Ehi, scopriamone alcune. I simboli della religione della schiavitù nel film Network Quinto Potere. Vediamo 7 riferimenti della Gnostic Religion nel film. Ringrazia le nuvole perché sopra la terra c'è l'oscurità, ma grazie alla pioggia il sole è nel mio cuore, lo ha risvegliato, ha riacceso il sole. La pioggia riaccende il sole, quindi una cosa spirituale riaccende un'altra cosa spirituale dentro di te e con quella sei pronto ad amare. Mentre prima, evidentemente, no. Che bella la pioggia! Quindi prosegue. Let the stormy clouds chase. Lascia che le nuvole inseguano. Chi? Everyone from the place. Ognuno del luogo. Cioè, questa è la sua aspettativa. Io ho la felicità grazie alla pioggia, grazie alle nuvole, e che tutte le nuvole inseguano tutti gli uomini e li rendano tutti felici, come me. Me, lui, eh? Come on with the rain, andiamo con la pioggia. Quindi questa è proprio la chiamata di tutti gli uomini a fidarsi della pioggia spirituale, l'entità che dà la pioggia spirituale. Andiamo con la pioggia perché I have a smile on my face, ho un sorriso sulla mia faccia. Quella pioggia di quell'entità spirituale ha reso me felice e quindi io voglio che tutti gli uomini siano felici come me. E quindi io vorrei che le nuvole bagnassero tutti gli uomini in modo che tutti fossero felici come me. È anche generoso. E poi cosa succede? Cioè, quando tutti gli uomini fossero bagnati, o comunque a lui, cosa succede? Cosa fa lui? Visto che è tanto contento? I'll walk down the lane. Camminerò giù per la via. Giù dove? Allora, l'alternativa permette di chiarire tutto. Avrebbe potuto dire I'll walk up in the sky. Camminerò su nel cielo. Invece no. Lui indica giù. Non dice cosa giù, perché quella cosa è meglio non dirla. Però non è up. Up è la direzione sbagliata. Il cielo è la direzione sbagliata, secondo lui. La direzione giusta è giù. Quindi non il paradiso che si trova su, ma il paradiso che si trova giù. Come quale paradiso? Qual è un altro esempio più o meno di quei tempi o di un secolo prima? Il paradiso di Alice nel Paese delle Meraviglie. E dove si trova questo Paese delle Meraviglie? Si trova nella tana del Bianconiglio. Lei imbocca la tana del Bianconiglio e poi cosa fa? Precipita. Down, fall down, fall down. Precipita, precipita, precipita nel Paese delle Meraviglie. È giù, non su. Down the lane. Nel paradiso che si trova giù, che è l'opposto del paradiso che si trova su. Quello su sarebbe brutto, quello giù sarebbe bello. Dunque, lui, questo è quello che farà in futuro, no? Io con questa pioggia camminerò down the lane con un with a happy refrain, con un ritornello felice, perché quella è la direzione della felicità, non quell'altra. Quella.
Già singing, singing in the rain, solo cantando, cantando sotto la pioggia. Ah ah ah. Dancing in the rain, quindi cantando e ballando. Sono due significati che li conosce chi li conosce. Cantando e ballando, e infatti dopo lo ripete. I'm happy again, sono di nuovo felice, prima non lo era, dopo la pioggia sì. I'm singing and dancing, sto cantando e ballando, e poi dopo I'm dancing and singing, sto ballando e cantando. Quello e quell'altro, quell'altro e quello. Insomma, è la felicità paradisiaca che si troverebbe per lui giù. È puro catechismo della religione gnostica. Gnostic, religion, catechism. I sing in the rain. Una canzoncina che è catechismo. Per quale motivo la divinità Gnostic è associata alla pioggia? Perché sarebbe l'opposto del sole. La Gnostic religion associa il sole alla vita materiale, che indica come una falsa vita, mentre associa alla pioggia l'anima degli esseri viventi, perché l'acqua è una sostanza fluida e non solida, generalmente. È trasparente, è presente all'interno dei corpi, come la linfa all'interno dei vegetali. Per la Gnostic religion, l'anima rappresenterebbe l'unica vita dell'uomo, mentre il corpo sarebbe una prigione dell'anima. Ma tutta questa è ancora una concezione della filosofia greca dei tempi che furono. Contro dimostrazioni di tutta questa ambientazione gnostic. Se avessero voluto associare l'ispirazione del protagonista Howard alla divinità biblica, allora, in termini cinematografici, l'ispirazione sarebbe avvenuta in una chiesa, oppure leggendo la Bibbia. Poi lo avrebbero fatto camminare sotto il sole, mentre passa davanti a una chiesa, oppure mentre si odono le campane in lontananza di una chiesa, o ancora mentre viene inquadrato il titolo di giornale su un evento del Papa, per esempio, eccetera. Di fantasia ce n'è quanta se ne vuole. Però a Hollywood la fantasia va sempre in quell'altra direzione. Nella sesta parte, il settimo simbolo della religione della schiavitù del popolo nel film Network Quinto Potere, e il messaggio della ribellione antibiblica della Gnostic Religion. E indagatore, qua c'è il prossimo video.